Adesso il libro da un altro punto di vista. Cesare Gai, che ho già presentato prima, penalista, consigliere tesoriere della Camera Penale di Roma, ma anche membro della comunità ebraica. Quindi come il libro di Titti Federico affronta il tema della Shoah? Buonasera a tutti. Quando mi hanno chiesto di intervenire per la presentazione di questo libro ho provato grande disagio, perché non sono abituato, io se non faccio parte dell'avvocatura affannata, chi mi conosce lo sa, quello da una l'altra di giustizia, sono abituato a parlare di processi, quindi non mi ci trovavo in questa veste particolare di lettore, e poi dovevo in qualche modo presentarlo, e ho anche avuto, perché lo spirito polemico dell'avvocato c'è sempre, dico adesso lo criticherò questo libro, invece devo dire che questo libro, e quando ho conosciuto Titti Federico, credo di avergli fatto il più bel complimento che potevo fare ad uno scrittore, o meglio alla scrittrice. L'ho letto tutto d'un fiato, ho detto questo, quindi vuol dire che il libro è riuscito, mi ha appassionato, e domenica l'ho letto tra una partita e l'altra. Comunque, questo significa che in qualche modo è stato un libro riuscito. E questo libro affronta il tema dello Shoah, che devo dire mi segna da vicino, vi ha detto la collega, insomma, io sono un membro della comunità ebraica, sono avvocato anche impegnato in quelli che sono dei processi che riguardano i problemi che purtroppo affliggono la comunità ebraica di Roma e la comunità delle comunità ebraiche italiane, quindi sono anche sensibile a questo tema. E questo è un libro che affronta il tema della Shoah, mi piace dirlo, in modo delicato e diverso rispetto agli altri che abbiamo letto. Mi dispiace se non uso il microfono, perché credo che molte che mi ascoltate comunque, perché è un libro che, affrontando diversamente il tema della Shoah, lo affronta sotto due profili che mi piace ricordare, perché Anna Sisso Paolo me l'ha spiegato in modo molto dettagliato. Io dico che è un libro che ha due ulteriori temi. Uno è un libro contro l'indifferenza. Perché? Perché questo titolo è estremamente azzeccato. Negli occhi di una madre, eppure qua ci sono tante madri. Qua di madri io ne ho trovate 1, 2, 3, 4, 5. C'è la madre naturale, una madre naturale che si trova proiettata in tutto un tratto giovane, bella, perché c'è anche da dire questo, e si trova proiettata in una realtà che non poteva nemmeno immaginare, perché un paese accogliente come l'Italia dal giorno alla notte cambia il suo atteggiamento nei confronti delle persone di religione ebraica e nei confronti degli stranieri, perché aveva il doppio problema. Joanna, o Giovanna che si voglia, era polacca ed era ebrea, e questo paese accogliente dove aveva conosciuto Edda, la suocera, molto, che l'aveva accolta nella sua casa nonostante lei fosse una ragazza, ma poi non ve lo racconto tutto, molto particolare, ma che si era innamorata del figlio e che spinge perché questa bambina nasca, Benedetta Capasso, e tutto ad un tratto si trova proiettata in una realtà assolutamente inattesa. Non è più, è un paria, è qualcosa che non è più nulla. E quindi cosa fa? Nascondendo a tutti le sue intenzioni, da madre porta via Benedetta da una realtà protetta, perché aveva paura che gliela togliessero, in quanto figlia di una madre ebrea, per la nostra religione se sei figlio di una madre ebrea, anche se il papà non è di religione ebraica, sei ebreo a tutti gli effetti, e aveva paura in quanto polacca di essere allontanata dalla figlia. Quindi la porta nell'inferno, senza saperlo, perché lei, pensando di poter star meglio rispetto a una situazione in Italia che era in itinere, la porta a Varsavia, nel ghetto di Varsavia, e si scoprirà dopo che madre e figlia, la madre con un atto d'amore l'aveva portata con sé, si separeranno immediatamente perché Benedetta, che diventa Benedicta a questo punto, essendo arrivata
a Varsavia, rimane sola perché la mamma viene deportata e viene uccisa nel campo di Treblinka. E qui trova la seconda madre, a dir la verità è la terza in tutto, perché anche la nonna, questa Elsa Trapasso, è la madre principale, la protagonista principale di questo video. Trova un'altra madre che poteva girare la testa dall'altra parte perché aveva tanti bambini da curare, Irina Sandler, che si affeziona enormemente a lei ed è la prima bambina che riesce a uscire dal ghetto in modo molto fortunoso e rocambolesco. C'è tutta una storia, questa ve la risparmio, ma molto appassionante, di come con l'aiuto di un idraulico appunto lei riesce a fuggire dal ghetto e viene ospitata appunto da Irina. E qui trova quasi un'altra madre, perché poi quando Irina viene arrestata e viene torturata nelle prigioni del Paniac, che sono tristemente note perché sono state il teatro di sevizie e torture nei confronti di tantissime persone, viene torturata dalla polizia tedesca, si prenderà cura di questa bambina è la mamma di Irina, quindi un'altra mamma che anziana che si prende cura di questa bambina completamente sola. A un certo punto questa mamma non ce la fa più e la consegna ad una sua amica, perché è una persona anziana, e trova un'altra mamma, Maria, e che la curerà come una figlia, perché aveva altri figli e riesce a farla crescere in una situazione molto serena, perché questa ragazza, insomma, diventa da bambina, diventa fanciulla, poi donna, insomma, con un grandissimo problema, quello di non sapere chi è. Non sapere chi è, quindi questo libro prima parla dell'indifferenza, cioè come quando non si è indifferenti poi si può essere veramente preziosi, perché questa era una bambina destinata all'oblio, alla morte, perché non c'era nessuna possibilità che venisse salvata, invece trova tutte queste mamme che per lei si prodigano per poterla salvare e lo fanno in modo assolutamente, diciamo, incisivo e importante. Ed è un libro che appunto è contro l'indifferenza, perché anche un altro soggetto non si mostra indifferente rispetto. Mi ha fatto molto pensare questa cosa, lo dico a Titti Federico. C'è un solo soggetto importante, uomo, maschile, in questo, ma importantissimo, che è Mark Kowalski, che trova questo vasetto di vetro e questa bottiglia nel Mar Baltico, e con dentro questo rotolino con il nome e l'identità di Benedetta, chi era Benedetta, e poteva tranquillamente non farsi carico della sorte di questa bambina, poteva essere morta, poteva non sapere chi era, però aveva combattuto nell'esercito polacco, sapeva questa storia in qualche modo, e quindi decide anche lui di non voltare il viso, di non essere indifferente, e quindi si mette in moto per cercare questa ragazza, se era ancora viva, con tutte le difficoltà del caso, perché aveva due nomi, a questo nome ne corrisponde uno, quello che raccontava prima Anastasia, questa sorta di archivio segreto di Irina che riusciva poi a fare così. E così riesce a ricostruire l'identità di questa bambina e a dare significato all'unico, e questo è veramente commovente, poi vi lascio perché tanti altri devono parlare, però devo dire altre due cose perché mi hanno molto colpito nel libro, e riesce a dare valore all'unico ricordo che questa bambina aveva di Elda Capasso, cioè un disegno che gli aveva fatto la nonna con sottoscritto io e nonna. E da questo disegno riescono a ritornare da Elda Capasso, quindi a farle rincontrare, c'è questo bellissimo incontro che avviene alla fine del libro, dove questa nonna, che era stata sempre alla ricerca di questa nipote che credeva perduta per sempre, la rincontra
e si chiude il libro, io ve lo voglio dire, che non si capisce come si incontrano e quello che si diranno, ma solamente si salutano da lontano. Però è un'immagine molto bella, perché questa nonna anziana sei la denuncia, hai spoilerato tu la storia. E poi dico questo, va bene, lo leggerete comunque, e ci sono solo due immagini che mi piace ricordare, che è stata molto efficace nel rappresentarle. Avete detto che questo libro parla di bambini, c'è una scena raccapricciante di questo libro, leggetela, perché vi dimostra come questi bambini fossero la mercé assoluta di questi aguzzini, e come veramente questo sia un libro di sofferenza trattato in modo molto delicato, molto, molto affascinante, molto decoroso. Io ho letto tanti libri sul tema della Shoah, questo è un libro diverso, ma colpisce il cuore, quindi complimenti alla Silvia. Grazie Cesare Gai per questo tuo intervento e per la dolcezza che hai messo in questo intervento, perché è una dolcezza maschile che però è quasi con dei toni, consentimi dire, femminili, proprio anche perché in esergo a questo libro la scrittrice sceglie questa frase di Madre Teresa di Calcutta, con questo senso del camminare, del comunque non fermarsi, dell'andare avanti, ogni età nel modo diverso, in vecchiaia con il bastone, però comunque camminare. Quindi siamo ancora in questo cammino in cui siamo portatori anche di questo obbligo, dovere, diritto di fare memoria. Io chiedo, interrompo un po' l'alternanza tra i relatori, e intanto voglio dire a Titti Federico, e quindi qui ci sarà il dottor Martinelli, rosicherà un po', che lei parte già con 70 voti, con 70 di vantaggio, perché qua tutti i 10 qua collezionato, guarda, poi c'è pure i 10 di Cosimo Ferri, che ovviamente darà 10 anche a te, poi ho visto sopraggiungere Deborah Subizzi, che secondo me pure darà 10, ciao Deborah, l'altra collega magistrata ti darà pure 10 a te, però noi qua abbiamo già messo appunto 70 punti di precedenza. E io volevo salutare una persona a me molto cara, che è la signora Santa Croce, che mi ha mandato il bellissimo messaggio con cui in questo periodo abbiamo anche un dialogo intimo nel sopportare un dolore che ci unisce, in cui dice: questo libro mi riporta a quando ero bambina a Napoli, e quindi a questo suono dei bombardamenti, e quindi c'è anche molte persone che hanno voglia di immergersi in questo libro perché magari hanno dei ricordi affettivi.